Oggi nelle città italiane, da nord a sud, c'è rabbia, confusione, sfiducia. C'è un disastro sociale. State lasciando sindaci, assistenti sociali, funzionari dell'INPS esposti a questo disastro sociale. E siete gli unici responsabili. Non cercate distrazioni, non cercate altrui responsabilità. State spaccando consapevolmente il paese perché avete illuso queste persone di voler rimpiazzare il reddito di cittadinanza con corsi di formazione per poter lavorare. Ebbene, li avete illusi perché li avete anche insultati, chiamandoli divanisti, avete detto che non volevano lavorare. Dopo 9 mesi, ministra Calderoni, abbiamo scoperto che chi non vuole lavorare è questo governo che non ha fatto nulla. Divanisti siete voi! Non avete offerto nulla, corsi di formazione, sostegni alternative, nulla di nulla, abbandonandoli a se stessi. Vede, ministra Calderoni, noi ce lo ricordiamo bene. Lei aveva promesso già per il gennaio di quest'anno, 2022, un decreto nuovo per le politiche attive. Cosa ha fatto in 7 mesi? Dall'ultimo report dell'Ufficio parlamentare di bilancio scopriamo che 100.000 famiglie, tra queste prive di protezione, hanno anche all'interno minori, anziani e disabili. Un appello al governo: ripensateci, convocate un consiglio dei ministri, fermate questo scempio, differite i termini, cerchiamo di gestire questa vicenda, cercate di gestirla con maggiore attenzione e responsabilità. Mandate un nuovo SMS a tutte queste persone. Chiedete scusa. Grazie, Presidente Conte. Passiamo